Parlamento Europeo è già nelle vostre vite, perché il trucco del Tetra Pak, nel quale è contenuto il latte, è stato fatto con un formato, un materiale decisi nell'Unione Europea, nel quale il Parlamento Europeo, nel quale ha un ruolo molto rilevante, perché ha potere di codecisione su molte materie, ha un potere molto importante, che noi italiani dovremmo sempre ricordarci, che è quello di respingere la Commissione Europea nella sua interezza. Noi siamo il paese che ha espresso l'unico commissario europeo, l'onorevole Rocco Buttiglione, che ha detto delle tali stupidaggini davanti al Parlamento Europeo, che l'intera Commissione Barroso fu rimandata a casa con un voto, anzi il voto non si arrivò neanche ad esprimerlo, perché Barroso sapeva che sarebbe stato mandato via. In quel latte c'è il latte che proviene dalle mucche che stanno nell'Unione Europea e che vengono mantenute con i sussidi dell'Unione Europea. Io, gli operai che mungono le mucche dell'Unione Europea hanno degli standard di sicurezza all'interno delle imprese nelle quali lavorano che vengono stabilite dall'Unione Europea. Addirittura il pagamento tra uomini e anche dal Parlamento Europeo. Il Parlamento Europeo è un organo che nasce come un organo consultivo, ma che dal l'atto unico europeo, il trattato di Maastricht, il trattato di Nizza, l'istituzione europea non approvata, il trattato di Lisbona e via di ratifica, ha avuto sempre più poteri fino ad avere oggi un potere cosiddetto di codecisione. Però dovrebbe averne di più, perché l'Unione Europea ha dei motivi tecnici e oggi invece è un'entità politica. Vi ricordate dell'idraulico polacco? Gli idraulici francesi erano molto preoccupati dell'arrivo dell'idraulico polacco. Oggi l'Unione Europea prende decisioni che sono anche decisioni politiche. Fatto un mercato, bisogna decidere come regolamentarlo, come utilizzarlo, ed è per questo che è importante per il Parlamento Europeo.